hanno deciso di intraprendere una strada difficile. Io penso che dobbiamo dargli una mano, non pensate? Io ormai amo ripetere che sono vissuto più di un porco, quindi avevo 60 anni e sono sinceramente anche stanco, perché pensate che traiato da 13 anni mi impegna qualcosa come 20 ore al giorno, dormo solo 3-4 ore quando mi fanno dormire, perché se ci sono arresti non si dorme, si parte. Ho dimenticato pure che cos'è il bunga bunga, non solo per l'età ma anche per cogliere il tempo, cioè, me lo devo fare spiegare da qualcuno che c'è questo bunga bunga, uno sente dire sempre bunga, che è un bunga bunga? Non si sa, se dice ce la faccio mandare a Berlusconi, sarà un nuovo ballo secondo me questo bunga bunga. E ovviamente sono un po' stanco, ma non mollo. Qualcuno ha fatto pure la vignetta e dice rimane su barcolla ma non molla. E non ho intenzione di mollare, perché non gliela possiamo dare vinta. Non è possibile che per quattro sonza noi diventiamo una terra prevaricata. Che ne pensi da fine mese? Viene un mafioso, viene il tuo padre e ci dice del tuo lavoro, dello stipendio che prendi, voglio 500 euro. E che mi chiede? Un pizzo, non ti fare cagare un cazzo. Perché funziona così, no? Ma se no ti brucia la macchina, se no ti brucia i negozi, se no ti saltano all'aria, ma se non ci penso io vado a famiglia. Se noi ci travagliamo e ne rompiamo una rete e andiamo a camminare chi sube, chi salta, andiamo un cazzo si chiama queste macchine rosse, senza fare un cazzo. Ma secondo voi è possibile una cosa del genere? La lotta deve essere, e la domanda è, noi giovani come facciamo a combattere completamente la mafia? La lotta deve essere giornaliera nella quotidianità. È normale. Cioè, cominciando dal fatto che tutte le cose disoneste che noi vediamo vanno denunciate. Cominciamo a mettere da parte quella che è l'omertà o il girarsi dall'altro lato. Se uno vede a rubare un motorino e poi c'è domanda di 100 euro per fare il cellulare, di nuovo dovrà andare a bannare per farsi i cazzi neri, perché c'è un vecchio proverbio antico che dice e te lo tu vai. Cazzi dovrà cambiare. Yeah, ma Catarese è andata in Italia. Allora c'è un po' un giocone, un po' un significato è sempre chiuso. E quindi giornalmente esercitare quello che è la legalità. La legalità significa anche che se uno sa che il vicino di casa è un malandrino, è una cosa inutile, andarlo a denunciare alle forze di polizia. Noi abbiamo un rapporto con le forze di polizia che molto spesso prevarica quello che è il rapporto tra giornalismo e forze dell'ordine. Noi denunciamo pubblicamente o anche privatamente, dipende da cosa sono o quali sono i fatti, tutto quello che non va. Cioè diamo una mano alle forze dell'ordine a cercare di ripulire il territorio. Sai che cosa è successo? È successo che le lettere di denuncia non le mandano più ai carabinieri, ma le mandano a Telegram. Lo stavo vedendo poco fa in un filmato. Le mappe delle famiglie mafiose non le mandano ai carabinieri o alla polizia, le mandano a Telegram. Telegram oggi, una buona informazione, è considerata una istituzione più seria di alcune istituzioni. Quindi vedi quanto può incidere l'informazione, vedi quanto può incidere ogni singolo cittadino che denuncia. Attraverso quelle lettere che io ho ricevuto di semplici cittadini come te, a parte di cosa sono state fatte le migliori operazioni contro la mafia, l'ultima per esempio c'era da ridere, cioè 23 arresti, i carabinieri sapete che danno il nome a ogni operazione, l'hanno chiamata The End, finché alla fine, poi ci arriva il colonnello,
non mi interviene alla fine quando questo me lo avete lasciato a casa, questo è pure a casa, questo. Ah, non ti preoccupare, poi c'è come film. C'è Dende 2, il ritorno, la vendetta. Continua, non ti preoccupare che disoccupato non ci resti. Ma io voglio restare disoccupato. Io voglio parlare del sesso degli angeli, sapere se sono maschi o femmine, e non parlare di mafia. Il nostro telegiornale, tre quarti del nostro telegiornale, parla di mafia invece. E io vorrei invece mettere nei servizi delle scuole come primo titolo, mettere le realtà positive che ci sono al territorio. Cioè, abbiamo tanti ragazzi di Partenico che vanno a Io Canto, vanno a un altro programma, come cazzo si chiama, di canzoni. Ti lasciano una canzone e te la sono mezza asciata, che tu ti piace. Ma e fare questi come te. Invece il primo titolo di oggi è tre persone arrestate a Partenico, una macchina bruciata. Il terzo titolo parla di quelli che sono anche i problemi nelle procure. Noi siamo abituati, anche se il caso, a bacchettare i magistrati che fanno il loro dovere. Siamo anche abituati a bacchettare, non è scandalo, i politici. Guarda, un ministro indagato per, cioè un deputato indagato per mafia, facciamo un ministro. Saverio Romano Doce, difficile poi per un partito, un PIT, chissà mi mancava, partito idioti domani, che poi se la rassa proprio. È mai possibile. Abbiamo questi paradossi, no? Facciamo, anzi chiuso indagato, qui facciamo un puttante, ministri, premier, promossi. Domanda. Allora, Telegatto dovrebbe chiudere a giugno 2012. C'è una petizione che si può votare sul sito www.ritatria.it perché i cittadini si sono mobilitati. Io ho detto pubblicamente che sono pronto a prevaricare la legge perché è una legge che è incostituzionale, attenzione, una legge iniqua, va prevaricata. E ovviamente l'allarme che è stato lanciato, quello più grave, è che ragazzi, quando io ho un microfono e c'è un'esposizione mediatica, ad oggi l'esposizione mi ha salvato la vita. Ma se i riflettori si spengono sull'emittente Telegatto, non solo sono a rischio io, ma tutta la famiglia, perché questi hanno la memoria lunga, non dimenticano, e noi gliene abbiamo detto di tutti i colori, gliene abbiamo fatte di tutti i colori, ce li siamo pestati sotto con parole che nemmeno vi immaginate. Io apro il telegiornale dicendo, per esempio, oggi, telegiornale di oggi perché ci teniamo in contatto. Il primo titolo è Continua la raccolta differenziata a Partenico, a Monnezza Galera, altri 3, meno 3. E li offendiamo, li denigriamo continuamente, facendo capire alla gente proprio questo, che questi non sono uomini d'onore. Questi sono pezzi in barba e basta, PDM. E l'apertura del telegiornale è sempre cari PDM, convertitevi, cambiate vita perché ormai è finito il tempo in cui il mafioso, il boss mafioso o moriva nel suo letto, o muore sparato in mezza strada, o muore ospite della pace galera. E sapete la cosa bella qual è? Che comunque venite sempre ripresi e accompagnati dalle telecamere di Taleato. Il 31 dicembre io ho fatto gli auguri ai mafiosi. Noi ci facciamo pure l'auguri, mi chiedeva l'avvocato. Pensate che quando era libero Bino Provenzano, ogni 31 gennaio io facevo compleanno e noi ci siamo. Oggi compi 70 anni, consegnati pezzo di merda, perché ormai, non sei, ormai sei un non uomo. Poi abbiamo saputo che la montagna dei cavalli si guardava Taleato, minchia. Il problema è cercare di mettersi insieme, non diventare bersaglio, mosca bianca perché si viene lasciati solo. Taleato cercherà di concludere con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Perché abbiamo scritto al Presidente della Repubblica, abbiamo scritto a questo uomo del monte che è venuto, diciamo, dopo Berlusconi, abbiamo scritto
al ministro Passera, che è un ministro che noi siamo passati da un governo delle gnocche al governo dei passeri, non è cacciato un cazzo, prima c'era la gnocca, ora c'è la passera, sempre gli uccelli, vabbè. E allora stiamo facendo un bordello e spero di rimanere acceso, o comunque cercherò di rimanere acceso, perché non voglio mettere a repentaglio tutta una famiglia. Altre domande? Ma noi dove possiamo guardare? www.teleato.it e ci segui via internet, ti fai bagnare le sabite. No, di solito dove? Sto arrivando. Dove lo potremo guardare Teleato? Sul sito di internet, ogni giorno potete fare i cianchi. C'è un sito che è www.teleato.it, i biglietti ne fanno gratis con l'uovo. E potete seguire tutta la giornata, poi su Facebook ci sono le notizie più profetiche, c'è il Teleato Notizie che è pieno, più di 5.000, quindi poi hanno aperto perché c'è qualcuno che segue per me Teleato Notizie 2, poi c'è, pensate che hanno aperto pure meglio un giorno la prima maniace che 100 giorni da Nicolina, da Scorizzolina, la roba della... Oppure vogliamo Pino Maniaci, direttore del TG1, e poi c'è un altro sito, Pino Maniaci, poi c'è i francesi, mi hanno aperto un sito, Antonafia Pino Maniaci, non pronunciare, no, anche perché, ragazzi, vi racconto questo e poi mi mando a far culo, capite? Anche una felice questo cazzo. Ah, già, l'avevo già finito. Mi chiamano a Roma. Vi ricordate quando stavo mettendo il bavaglio alla stampa, hanno cercato di imbavagliare la stampa, eccetera, eccetera, no? E c'era una manifestazione a Piazza del Popolo, appunto, contro questo provvedimento che voleva fare Berlusconi. Per Emilio Fede c'erano solo 10 cristiani, perché la telecamera guardava solo sotto il palco, ce n'erano 300.000. Cioè Piazza del Popolo è esplosa. Mi chiamano sul palco, e mi chiamo un giornalista di Rai 3 e abbiamo il piacere di avere anche con noi l'icona dell'antimafia siciliana Pino Maniaci. Minchia, cioè tu accendi il capo parco, ci scippo un microfono, ci sento io Maniaci, anche perché qui siamo a Roma e di Maniaci ce n'è abbastanza. A proposito, c'è da spostare una escort bionda targata a Bari posteggiata vicino a Palazzo Grazioli. Andatela a togliere perché ci sono le femminacce. E vi ripeto, spegnete le televisioni e accendiamo il cervello. Questo è l'importante, perché le televisioni con tutti questi programmi tendenziali, e anzi addirittura c'è la moltiplicazione dei programmi, c'è Boeing, c'è IRS, c'è K2, c'è Rai 4, c'è Prismi, c'è Cattolito, c'è la 5, minchia la 5, ormai non c'è mai stata la 1, la 5. Avete capito? Cioè hanno fatto la moltiplicazione della specie delle minchiate. Hai capito? I cristiani diventano scemonete e poi alziamo e abbassiamo il ditino come autonomi, come robot, perché questo è quello che vuoi. Quindi c'è, per esempio, a Rai che ci manca solo per fare il Rai Bob, che mi chiama a fare, che il digitale terrestre è la moltiplicazione delle reti, ogni rete, cioè Rai 1 diventa 5, Rai 2 diventa 5, Rai 3 diventa 5, le 3 reti Rai diventano 15, le 3 di Mediaset diventano 15, la 7 diventa 5, Sky diventa non se la vici più quanto cazzo sono. Poi si sono chiedi abitare con un premium a pagamento. È tutto un business. Le televisioni che fanno invece informazione al territorio, le televisioni che si spendono al territorio, pensate che noi facciamo pure, riprendiamo e mettiamo in onda i consigli comunali. Picciò, è uno spasso.